i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calcio l'eco dei medei. Oggi è giovedì 24 aprile 2024, torniamo in onda con il nostro daily podcast che ci porta dentro il mondo blu celeste. Di cosa vi raccontiamo oggi? Beh, partiamo dal ritratto blu celeste. Oggi parliamo di un giocatore che, beh, non è Bebeto Bertolini, anche perché è difficile avvicinarsi a una leggenda del genere, almeno io ho questa reputazione di lui, però comunque un giocatore che ha detto la sua in blu celeste, comunque, perché ha fatto parte di una stagione leggendaria. Volevamo la storia, il titolo del libro che ha scritto mister Marco Gaburro per la stagione 2018-2019. Storia è stata, storia sarà per sempre. In quella squadra c'era anche Gianmarco Meneghetti, 24 anni, originario di Vicenza, è stato tra i protagonisti di quell'annata che si è chiusa, come ben potete capire, con la promozione, con ampissimo distacco di vario dalla Sanremese per la Serie C. È stato uno dei ragazzi di quella rosa, ha passato, è vero, quasi tutta la stagione in panchina, era decisamente giovane, però comunque ha avuto modo di dire la sua. Esordio in Coppa Italia poco più di 18 anni e 4 mesi in Sondrio Lecco 1-3 del 26 agosto 2018, entrando al 72esimo al posto di Jordan Pedrocchi, giocatore che ci ricordiamo bene, con il quale personalmente ho anche un rapporto divertente con Joe. Prende parte a tutte le partite di questa manifestazione, 15 minuti con la Virtus Bergamo, uno solo con la Folgore Caratese, titolare nel confronto con il Mantova che elimina il Lecco e rigore a Riga Monticeppi, 53 minuti, il Lecco domina, stradomina quella partita. Non la vince, non so perché va sotto, ma veramente mette lì il Mantova per tutta la gara. Perde i rigori calciati davanti alla curva sud, sbaglia Andrea Malgrati, grande parata del portiere, che tra l'altro dal dischetto era infallibile in allenamento, mi ricordo, e mi ricordano, perché a quei tempi si potevano anche vedere gli allenamenti, eppure poi in campo durante le partite è tutt'altra storia. Lecco va fuori, vabbè, poco male, poi a fine stagione il Mantova rimane in sotto e Lecco sale. In campionato Meneghetti scende in campo 6 volte e subentra sempre dalla panchina, tranne che nella partita contro l'Arconatese del 5 maggio 2019, 3-0. Il finale che chiude il campionato rappresenta anche l'ultima apparizione di Meneghetti nel Lecco, che non gioca più in pol scudetto. Il bilancio è di una sconfitta, 0-1 con il Legorna, una delle due stagionali, un pareggio in coppa con il Mantova, poi vincente dagli 11 metri, come dicevo, e ci ricorda Lanfredo Birelli, 8 vittorie, tra queste il 6-0 al Borgaro Torinese, il 5-0 alla Fezzanese, il 4-0 al Bra, per un totale di 278 minuti. Come dicevo, evidentemente un giocatore non da prima fila, non da seconda, perché poi a gennaio, con l'arrivo di Samuele Dragoni, per lui si restringono con più gli spazi. Lecco non vuole badare a spese, non vuole avere dei limiti, infatti fa un girone di ritorno imbarazzantemente troppo superiore agli altri, ancora più di quello d'andata, però era stato più a contatto con la Sanremese, che si era ritrovata anche prima per un periodo, fino allo scontro diretto, poi da lì non c'è più storia. Alla fine i blu celesti fanno loro questo campionato, Meneghetti, lui come tanti altri di quella stagione che magari hanno giocato poco, io penso a Michi Silvestro ad esempio, che però in posculato ha fatto un gol bellissimo al Como, si è fatto 150 metri in diagonale per andare a salutare i tifosi davanti a me, una foto meravigliosa sua. Di tutti quei ragazzi ho un grande ricordo. Ibrahima Ba, un altro giocatore, ha giocato poco ma del quale ho un ottimo ricordo, ma veramente ragazzi di tutti, perché certe cose capitano di rado, è la storia di una società, quindi tutti fanno la loro parte, anche in settimana, per tenere alto il livello, il ritmo e allenare bene, permettersi di allenarsi bene ai giocatori che poi tutte le settimane vanno in campo. In quella rosa c'è Segato, c'è Pedrocchi, c'è Perez che non gioca praticamente mai ed è il più forte di tutti per una fascite plantare che lo tormenta, arriva Dragoni, come ho detto c'è Ba che dà fisicità al centrocampo, ci sono tanti, troppi giocatori forti. Veniamo al presente. Il Lecco che è al lavoro, sono arrivate le squalifiche per Franco Lepore e Vedran Seliak, niente di nuovo, erano matematicamente
attese, Liepore quinta ammonizione, era in diffida da una vita. Seglia che espulso ingiustamente, però poi si può far nulla una volta che il referto viene consegnato, ma più che altro dal momento in cui il VAR conferma la decisione non si toglie quel tipo di espulsione lì, per quanto sia stata errata. E quindi Lecco andrà a Parma a giocarsi, non dico la vita perché quella ormai mentre se l'è già giocata, però comunque a giocarsi anche la matematica sul campo della capolista in questo testa coda. Lo farà senza il suo capitano e il suo vice, oltre che due quarti della difesa titolare, che ormai è Liepore Seglia Bianconi caporale. Da quando è tornato Malgrati si è tornati all'antico, e tra l'altro funziona anche, direi, comunque almeno non quando si parla di palle inattive, però su situazioni di gioco per la gran parte delle gare funziona, e di conseguenza sarà un compito altrettanto duro. Sulla destra è evidente che vedremo uno tra Guglielmotti e Lemmens, forse più Lemmens di Guglielmotti con questa gestione tecnica perché è più difensore. Sulla, diciamo, centrosinistra potremmo vedere o accentrato Caporale come nel finale di gara con il Venezia, oppure uno tra Gherardi e Capradossi, che però con Malgrati non hanno mai giocato, anzi con Gherardi ci sono stati anche degli attriti appena arrivato Malgrati. Capradossi ha la sua situazione fisica che è molto particolare, un giocatore molto sfortunato. Lui tra l'altro ha contratto, se non sbaglio, aveva il rinnovo automatico allo scattare delle 13 presenze, che non farà perché non ci può arrivare matematicamente, quindi andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Direi che non lo rivedremo l'anno prossimo, mentre Gherardi avrebbe delle condizioni particolari per il riscatto, però anche un ingaggio importante. Non credo che proseguirà con la sua avventura all'Omar Resegone, anche se poi sono discorsi che vanno troppo in là. Ricordo che in estate rientrerà dal prestito anche Matteo Battistini, che non credo il Crotone riscatterà. Lui avrebbe il riscatto obbligatorio in caso di promozione in Serie B, ma il Crotone in questo momento è già buono se fa i playoff, vedendo l'aria che tira anche ambientalmente. Discorsi successivi li faremo a tempo debito, vedremo con chi dovremo farli, chi sarà ad allestire la prossima squadra, e di questo magari parliamo indirettamente tra poco, ma poi lo dovremo fare fra un po' di settimane. Il Parma, una corazzata, non si porta dietro squalifiche, non ha problemi fondamentalmente, con una vittoria è in Serie A e ovviamente sta già preparandosi a festa, perché lo faremmo anche noi, un testa coda casalingo per una squadra più retrocessa che altro. Obiettivamente sulla carta è l'occasione perfetta, detto che il Parma comunque non dovesse farcela sta settimana, avrebbe poi altre occasioni per portare a casa questo risultato. Deve vincere una partita su 4. Mi piacerebbe tanto vincere a Parma, far 6 punti con la prima. Sarebbe assolutamente assurdo chiudere questo campionato in questo modo, facendo 6 punti con la prima. Pensate voi che follia. Potrebbe materializzarsi, ma sarebbe perfettamente in linea con lo svolgimento di una stagione allucinante dal punto di vista gestionale e dell'alternanza di anche psicosi in alcuni momenti interne più che esterne a livello ambientale, della serie che Lecco veramente si è tirato la mazza sui piedi da solo senza avere grosse pressioni da fuori. Questo è il grosso problema, perché al contrario, quando hai pressione da fuori ma internamente reggi, vai. Quando esternamente in realtà non hai tutta sta pressione ma internamente fai le tue guerrette assurde, metti zizzani e via dicendo, poi succedono ste robe qui. Non è che bisogna girare troppo lontano, dei problemi o farsi troppe domande, poi la verità sta dentro qui. Vedo che comunque i tifosi blu celesti stanno rispondendo in modo assolutamente rilevante alla prevendita, siamo già in tripla cifra, quindi si prosegue con la vendita. In ogni caso loro hanno già onorato la categoria, questo è fuori di dubbio, però si presenteranno a Parma in massa, lo faranno a Brescia, al di là di tutto saranno presenti in casa con la Samp e con il Modena. Si chiuderà con enorme dignità su questo fronte, e se le trattative
per la cessione della società andranno a buon fine, io sono sicuro che questo biglietto da visita dato dalla tifoseria, dalla piazza, che ha dimostrato di essere anche molto matura, ma veramente molto, e in taluni casi forse anche fin troppo permissiva rispetto alle sparate alla proprietà, ci siamo dovuti andare ben oltre il limite per avere una contestazione, tanto per capirci. Non si può dire che qua ci sia stati condizionamenti di sorta da tifoseria, punto. Chi vi dice il contrario mente, tira solo l'acqua al suo mulino, punto. Non ci sono storie che tengano. Per quanto riguarda proprio questo argomento che ho sfiorato, e come vi ricordo sempre, cerco di gestire in una maniera non sensazionalistica, perché di sensazionalismo ne vedo già fin troppo supportato dal nulla, perché poi vedo anche tante indiscrezioni che diventano notizia, ma di cose che personalmente ho sentito, ma che non mi sembra giusto darvi in pasto per un motivo molto semplice. Oggi la proprietà è sempre quella di ieri, dell'altro ieri, dal giorno prima, degli ultimi 7 anni, quindi non vedo come si possa prevedere il futuro. Quindi stiamo sui fatti concreti, io penso sia la strada giusta. Poche informazioni tutti i giorni, ma che ritengo essere affidabili per guidarvi in un percorso. Allora, vi avevo detto una cosa ieri ed è parzialmente vera, ovvero il patron Paolo Leonardo di Nonno a Budrio per la sua protesi, una cosa già successa tra l'altro nel 2017, vi ricordo sempre la puntata precedente che fu Battazza a consegnare l'offerta al giudice Dario Colasanti, al curatore fallimentare Mario Motta, per l'acquisizione della società all'asta. Fu praticamente concorrente unico e il Lecco venne quindi acquisito dal patron Paolo Leonardo di Nonno. In questi giorni è tornato a Budrio, mi risulta che sia terminato il suo percorso da questo punto di vista, che però adesso sia previsto un periodo di riposo, di vacanza, riposo, insomma chiamatela come volete, per lui, che quindi diciamo pone evidentemente anche un po' il freno alla trattativa, ma oddio, pone il freno, ci mantiene in questo stallo che è legato alle valutazioni. Cosa c'è di vero in quello che abbiamo sentito, letto e detto in questi giorni? Che i 2.5 milioni sono una cifra realistica, è la richiesta. Dove sta il confronto tra le due parti dove non c'è ancora accordo? Banalmente la spartizione delle spese di questi ultimi 4 mesi sugli stipendi, via dicendo, marzo, aprile, maggio, giugno, per arrivare al 30 giugno 2024 e chiudere la stagione 23-24, che comunque sarà storica al di là di tutto. Di Nonno potrebbe incassare 2,5 milioni, onorare le spese per l'adeguamento dello stadio, e c'è una cifra ingente ancora da coprire, che un pochino alla volta sta coprendo, però vorrebbe lasciare questi ultimi 4 mesi agli acquirenti. Dal canto loro gli acquirenti potrebbero versare 2.5 milioni di euro, però diciamo fissando il muro al 30 giugno 24, la loro gestione in tal caso dovrebbe partire a luglio, 1 luglio 24, nuova stagione anche formalmente, perché si apre il calciomercato, partono i nuovi contratti, scadono i vecchi e via dicendo. C'è proprio lo switch, questo mondo assolutamente particolare che è il calcio, ma che è quello dello sport in generale, dove il vero capodanno è appunto l'1 luglio di ogni anno, non tanto il primo di gennaio, e vorrebbero ripartire da qui, quindi 2,5 sì, ma per prendersi tutto il pacchetto e scrivere su carta bianca, scrivere su carta bianca. Per quello che riguarda il Nonno invece sarebbe 2,5 più questa cosa legata alla parte che avevano la debitoria prevista anche, no, in avanti, e si accollerebbe però alle spese dello stadio. Quindi in questo si dice milione, è una cifra abbastanza realistica e si gioca dentro, non è facile trovare una quadra, non lo sarà, ci sono valutazioni in corso, mi risulta che l'intermediario Marco Belletti sia molto molto attivo, perché è consapevole del fatto che questi giorni saranno molto importanti, veramente molto importanti, saranno giorni anche un pochino di vacanza, ma perché festivi, 25 aprile, venerdì ci sarà il ponte, dicevo, infatti la famiglia di Nonno non è presente a Cormano, da quanto mi risulta, e quindi non è facile trovare un po' la quadra dialogando in questo modo. Penso che all'inizio della prossima settimana però avremo delle risposte, se non definitive, ci avvicineremo. Non si potrà andare troppo in là, credo che da quello che mi si dice da settimane, oltre la metà di maggio, proprio per tempi tecnici, non si può
potrà andare, perché poi c'è da preparare la documentazione per la preiscrizione alla prossima stagione, che va finalizzata entro il termine perentorio del 4 di giugno, e quindi ci sono tutte queste scadenze da rispettare. Bisogna preparare l'atto notarile, procedere con tutti gli adempimenti, vi dicevo, sono a livello di massa burocratica veramente delle grandi cose da fare. Quindi questo è quello che ho appreso, è un po' un filo che ci lega nelle ultime settimane, quindi queste informazioni non sono solo di ieri, ma veramente ve le porto dietro la settimana e vi ho portato all'interno di un percorso che a oggi è arrivato a questa stazione. Vedremo quali saranno le prossime. Veramente qui ogni giorno potremmo avere degli sviluppi importanti. Ci sono delle altre notizie che non vi do perché non sono ancora verificate, però siamo sul pezzo e vi portiamo l'acqua, vi portiamo i rifornimenti, perché so che siete assetati di queste notizie. Vi portiamo la nostra conoscenza, le nostre informazioni per fare questo viaggio con noi. Io credo, la mia sensazione è che ora della fine si arriverà al cambio societario, perché Di Nunno non ha fatto una cosa che ha fatto tutte le altre volte, ovvero rilanciare, raddoppiare la richiesta per dire, per far capire che alla fine no, non aveva proprio tutta sta voglia di cedere. Invece dal punto di vista fisico e per altre motivazioni anche economiche, quest'anno il passo fatto è stato veramente lungo, magari anche un po' più lungo della gamba, è arrivato e credo si sia convinto alla fine della corsa. Soprattutto ha rotto con l'ambiente, cosa che in precedenza non era mai successa. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.